Dunque, questo è un video tutto esclusivamente dedicato agli smalti. Non c'è un filo conduttore, nel senso che non li ho divisi né per colore, né per, diciamo, tema, quindi non posso dirvi se sono gli smalti di primavera o più per l'inverno, eccetera. Sono semplicemente gli ultimi smalti che ho preso. Quindi se c'è un filo conduttore sta tutto nel mio cervello, in quello che ultimamente mi va di comprare. Sono tanti, ve lo dico subito, perciò farò veramente una carrellata. Poi magari ci tornerò dividendoli invece per colore, cercando di dare un senso anche alla cosa. Allora, io ho preso molti sinful perché li riesco a trovare alla coin, ne portano sempre di nuovi, io non posso resistere, quindi ne sto comprando tanti. Fondamentalmente perché mi piacciono i colori, c'è una grande varietà di colore, ma anche perché li trovo buoni con un buon rapporto qualità-prezzo, e quindi c'è da sbizzarrirsi e io non posso star ferma. Allora, ho continuato a prendere tante cosine, talpa, arancine, grigine, che non sono propriamente primaverili, ma che a me piacciono, e quindi sto continuando. Ancora devo riavermi dalla botta presa con il particoliere. Sto ancora lì, sto ancora in quel tunnel. E della Sinful ho preso questo qua, che è il Twilight. Non si legge, però ve lo dico io, il Twilight 971, che è questo, che è uno smalto che a me ricorda il Pasha qualcosa della Zoya. Ecco, questo è l'unico che ha questo difetto, tra l'altro. Cioè il tappino che non viene subito. Eccolo. Mi ricorda molto quello lì della Zoya, il Pascià qualcosa, dico Pascià qualcosa perché non mi ricordo il nome esatto, ma è uno smalto molto famoso della Zoya, perciò sono sicura che vedendolo lo riconoscerete. È un colore pieno di perlescenze, di luminosità, ed è un colore freddo, sabbia ma freddo, quindi che ha del grigio dentro. A me piacciono molto queste tonalità, quindi questo preso subito, come anche presi subito, li ho trovati tutti insieme, questi li stavano vendendo tutti insieme. Questi altri due che stanno più o meno sulla stessa gamma di colore. Allora, questo è il più freddo, questo Twilight, non so nemmeno come si dica perché so che esiste un telefilm, un film o qualcosa del genere, ma non l'ho mai visto. E questo è non tanto più scuro, ma molto più caldo, molto più rosato, questo qui vicini. Eccoli, sono certa che si vedano. E questo è Flirting Nails, anche questo ha questi micro brillini, quindi è piuttosto luminoso, ma non ha glitter. Eccolo, è più caldo. E qui siamo assolutamente su queste tonalità, tra il beige e il grigio. Qui c'è più beige, è più caldo dell'altro, l'altro era più grigiastro. Per concludere con questo, che invece ha proprio dei micro glitterini, che è il più scuro dei tre, che si chiama Stella ed è il 970. Quindi vedete, ci sono proprio i glitterini. E questo è più marrone, più scuro. Ma a me piacciono da morire tutti e tre, sono tre smalti che io userò tantissimo. Oh, sempre per rimanere in tema di colori del genere, Catrice, o Catrice, non lo so come la vogliamo chiamare. Questo è il 330 Absolutely Cincili. E questo qua è chiaro, ma ha una bella punta di grigio.
Quindi un colore freddo anche questo. Questo è crema però, cream, quindi non ha minimamente brillini, luccichini di nessun tipo. Cosa che invece hanno questi due, che mi sono piaciuti tantissimo entrambi. Questo è di Sephora e questo è della Cressy. Questo ne ho comprati 4-5 uguali, anche perché costano pochissimo questi smalti, perché non ho finora trovato un'altra casa che faccia un colore come questo. Il colore è lo 077. 077 ed è sempre un colore come questi qua, marroncini, grigini, eccetera, se riesco ad aprire. Però ha questo finish un po' perlescente, che lo rende cangiante sull'unghia, quindi è marroncino, poi diventa quasi color sabbia, poi dipende come ci cade sopra la luce, sembra più grigio. L'ho trovato molto particolare, eccolo qua. Questi colori io li trovo sempre molto eleganti, mi piacciono sempre tanto, poi sono quelli che tutto sommato ti puoi mettere anche di corsa perché non hanno bisogno di grosso, di una grossa perfezione nella manicure, sono una grossa salvezza, per me sono i nuovi neutri. E se sto spostando tutta la telecamera, vi chiedo scusa, non sono io che non sto bene. In ultimo ho preso questo della Sephora, che è il 55, non provo nemmeno a farvi vedere il numero perché è scritto piccolo piccolo, che somiglia all'altro. Questo l'ho preso dopo che avevo preso l'altro. Anche questo ha questo effetto un po' cangiante al pennellino corto piatto. Devo dire che gli smalti Sephora prima erano secondo me peggiori qualche anno fa, adesso mi sembra che abbiano un po' migliorato la formula, semplicemente questo mi va meglio sulle unghie. Oh, poi, questa fine del capitolo di questo tipo di colori. Questi quattro al volo sono di un set della Beauty UK che si chiama Wild Child. Passiamo proprio a tutt'altro. Sono tutti colori molto colorati, come direbbe la ragazza polacca, bravissima. Anna Marta, adesso non ricordo, la ragazza bravissima che fa i tutorial. Sono tutti colori molto colorati. Questo è un viola. Sono tutti cream, quindi niente brillini. Questo è un rosa proprio fluo. Questo è un blu copiativo. E questo è un giallo, proprio giallo, giallo limone. Durano tantissimo, si asciugano subito, costano pochissimo, li comprerei tutti. Questa al volo è la mia recensione. Io continuo a spostare la telecamera perché non trovo pace. Altro kit è questo, c'è ancora il prezzo sterline 9,99. Questo è della Sally Hansen, è il Salon Manicure Kit. Eccolo, che ha un trasparente, una base, poi ha un rosso medio molto elegante che io adesso ho ai piedi. Un viola molto scuro, un po' rouge noir per capirci. Un rosso perlescente, cangiante, con micro brillini sul dorato, molto intrigante. E un blu molto scuro. Un blu viola, molto molto scuro. Allora, questi sono molto carini, i colori sono molto belli. Sono tutti molto liquidi, quindi faticano ad asciugarsi. E non è tanto la stesura, è proprio l'asciugatura, quindi vi suggerisco un buon top coat che velocizzi l'asciugatura. Poi, ancora i Sinful, sì, sono tutti Sinful, anche questi, ma sono altre tonalità. Allora, per finire, l'avrei dovuto far vedere prima, ma ve lo faccio vedere adesso. Non è un marrone, ma è un perfetto nude, cioè questo è proprio il colore, il nude vintage, quello che piace tanto a chi cerca questo effetto di unghia naturalissima, neutra. E questo è Vacation Time. Sembra più rosato qui in webcam, però vi assicuro che è proprio un color carne. Eccolo, è cream, anche questo non ha brillini. Proprio un color carne. E vi deve piacere il genere. Io l'ho preso per i giorni in cui ho voglia di essere molto molto sobria.
che sono pochi quei giorni, però insomma. E poi perché questi colori mi piace molto usarli come base quando uso gli smalti scuri. Mi dà idea che lo smalto scuro, poggiando su questa base di colore, si strii molto di meno, che risulti subito molto più coprente, più compatto. Questa è una piccola dritta che vi do se volete provare. Io questi colori li uso molto quando poi sopra vado a mettere dei rossi scuri, dei viola, dei melanzana, cioè colori molto intensi. Oh, poi sempre della Simply ho preso un sacco di rosa rossi, un po' pazzerelli per la primavera e ve li faccio vedere al volo. Questo è un cream pink che, se non ricordo male, dovrebbe essere. Ah sì, infatti, ricordavo bene. Dovrebbe avere dei microbrillini dorati, vi dicevo, non dovrebbe essere totalmente cream, infatti ha dei microbrillini dorati che difficilmente riuscirete a vedere, però li ha. Poi ho preso questo che invece ha, vedete, questo effetto proprio pearlescente, cangiante, che è lo Shining Heart, che è molto bello, è un fucsia con questi riflessi violacei, è molto particolare sulle unghie, credo che sia molto bello sulle unghie dei piedi. Vedete, ha questi bagliori metallici freddi, bluastri, molto molto intriganti. Poi ho preso il Chacha Red, che è carinissimo. Chacha Red un pochino somiglia a quello che vi ho fatto vedere prima, il Rose Red della Essence, guardateli vicini. Questo della Sinful è un pelino più scuro, un pelino più carico. Io l'ho messo, questo l'ho trovato veramente molto bello. È proprio un rosso corallo che ha la sua massima, secondo me, espressione in primavera. Quindi molto molto bello. E poi in ultimo ho preso un rosso molto aranciato che si chiama Cross My Heart, che è il 957. Che è questo qui, che ha, contrariamente a tanti altri che ho provato della Sinful, un effetto molto gloss. Basta sempre anche qui volendo una passata, però diciamo che con una passata avete questo effetto meno coprente del solito. Lo vedete, penso, anche già da qui. Ha più un effetto glossato, quindi questo due passate io le farei. Comunque è molto molto bello, è un rosso anche questo molto adatto alla stagione. E poi ho preso ancora Sinful questo fantastico, questo è cream che si chiama Oceanside. Questo è bello, mi piacciono tanto anche questi colori, penso lo potete vedere, è fantastico. Totalmente cream, è un colore che secondo me veramente sta benissimo sulle mani pallide e sulle mani anche più abbronzate. Poi ho preso questa follia qua, però non lo potevo lasciare lì, che si chiama Frenzy. Tutto glitterato ed ha i glitter fucsia e azzurri. Guardate che meraviglia. Ovviamente la coprenza con una sola passata non c'è, perché eccolo qui. Lo vedete, è uno smalto trasparente praticamente con sui brillini, però questo può essere usato a mo' di top coat sopra un qualsiasi smalto di un qualsiasi colore per renderlo glitterato e molto e molto particolare, oppure può essere usato da solo, però almeno due passate dovete considerare di darle, perché altrimenti il glitter non copre bene l'unghia. Questo è stato uno sfizio, ovviamente, proprio diciamo per le giornate che uno ha voglia di usare. E chiudo con invece uno smaltino pupa che a me piacciono tanto, che ho preso questo perché non solo non sono uscita dal tunnel del Particulier, ma non sono uscita nemmeno dal tunnel del Paradoxal. Li possiedo entrambi, dico sempre non compro più gli Chanel perché come qualità sono una ciofega, non durano niente. Però sono bravi ad azzeccare i colori e poi ti rimangono in testa, continui a comprare dupe su dupe e questo è uno dei tanti. È molto molto simile. È
È meno viola, un pochino più grigio, però gli somiglia molto a anche questo, vedete, questo effetto un po' olografico, e quindi è un doppione, diciamo un fratellino meno costoso del Paradoxal di Chanel. Oh, vi ho fatto vedere un sacco di smalti, ne compro tantissimi, ve li dividerò per tipologia di colore perché credo che abbia più un senso. Mi piacerebbe sapere anche da voi che cosa state comprando per le vostre unghie in questa primavera, per capire un po', insomma, se il mio gusto incontra il vostro oppure se sono proprio fuori tendenza. Intanto vi saluto, vi mando un bacio e aspetto veramente i vostri video o i vostri commenti di risposta sul tema smalti.